consueto appuntamento con l'informazione del Camper Mag News, speciale Salone del Camper. Siamo ormai vicini all'ultimo weekend del Salone del Camper, che chiuderà i battenti domenica 19 settembre. Quindi, per chi non è ancora venuto, ricordiamo che ci sono ancora 2 giorni per visitarlo. Inutile dire che questo salone continua a registrare un notevole numero di presenze, anche perché le novità presentate sono davvero tante. Partiamo dal padiglione 5, dove Giotti Line, tra riconferme e novità, arricchisce l'offerta van con le proposte a marchio Giotti Line, ma non solo. Per questa stagione abbiamo portato in anteprima a Parma un nuovo semi-integrale estremamente compatto, si chiama 350 Siena, ha un prezzo che parte da 47.200 euro e è ideato per la coppia. È un veicolo che si caratterizza per una maxi dinette con un living estremamente grande, con i servizi tutti in coda e una doccia separata. Oltre a tutta la conferma della gamma, abbiamo portato una novità nella nostra gamma Giotti Van, formata adesso da 3 modelli. Il nuovo modello si chiama 60B, è un van di 5,99 m a passo estralungo, che si caratterizza per il doppio letto matrimoniale posteriore. È un veicolo estremamente innovativo, in quanto in questo poco spazio e in questa particolare conformazione ha un bagno con un lavello rotabile che garantisce una doccia separata e presenta anche un frigo da 140 litri a compressore e un armadio a 2 ante estremamente spazioso. Busseder, che amplia l'offerta dei camper van Campeo e presenta un nuovo modello della gamma Liseo, il TD644 Privilege. Con Busseder ci presentiamo con diverse novità. Abbiamo implementato già quello che è il nostro cavallo di battaglia, quindi i veicoli profilati con basculante, dove è stata aggiunta una pianta totalmente innovativa con un layout unico nel suo genere, con praticamente un'inversione del layout interno, dove si è dedicato più spazio sulla parte posteriore, anche per poter usufruire di una spaziosa ed ampia dinetta U, e dove anche grazie al letto basculante può diventare una zona per la notte. Questo grazie anche all'inversione, aver spostato quella che è sia il lato toilette che la doccia sulla zona anteriore. Tutto questo in 6,99 m con anche un ampio garage. Altre novità per Busseder al Salone del Camper è presentarsi con un ampliamento dell'offerta per quel che concerne i camper van, quindi i furgonati allestiti, dove abbiamo implementato la nostra gamma Campeo, quindi la prima fascia di prezzo, con un 4x4, il Campeo 4x4, che grazie alla motorizzazione Citroen riesce a poter garantire sia una trazione a 2 ruote motrici, oppure a discrezione del cliente si può adoperare anche la meccanica con trazione integrale. L'altra novità con cui ci presentiamo è l'Urban Vehicle, il nostro Copa su meccanica Ford. Questo a completamento di una gamma che comunque cerca di soddisfare in tutto e per tutto i nostri clienti in Italia. Tra le novità in fiera, McLuhis ha presentato dei nuovi modelli di van completati anche da verande. Per quanto riguarda i van, riconfermiamo tutta la gamma in maniera completa, sia la gamma Entry, la gamma S-Line e la gamma Prestige. Diamo sicuramente dei tocchi di finitura con la nuova colorazione Lanzarote e poi con una particolarità per quanto riguarda il pop-up con la sua veranda illuminata a LED. Poi, per quanto riguarda il lato caravan, presentiamo tutta la gamma 200, sviluppato sulle ben 13 piante, sia partendo dalle piante più corte, il 231, dove c'è una valenza molto importante per chi viene dal van, quindi con un costo con 3.000 euro hai già sia le ruote in lega, sia la veranda, sia la porta a 2 punti, quindi un prezzo molto molto accattivante e interessante. Per quanto riguarda poi la gamma 800, riconfermiamo tutte le piante, un restyling completo per quanto riguarda il mobilio, ma la novità importante è un bellissimo rivestimento vellutato sia per quanto riguarda il soffitto e anche le pareti. Per i motorhome presentiamo la gamma 200, quindi la pianta 273 letti gemelli e il 281 letto nautico.
la serie 800, giustamente il nostro Nevis è il cavallo di battaglia, riconfermiamo tutte le piante presenti. E sempre nel 5 Sunlight, come la tendenza di questo periodo, presenta un camper van con tanto di tetto a soffietto ed anche dei rinnovati motorhome. La novità principale è il camper van con il tetto a soffietto, che abbiamo creato in maniera abbastanza innovativa, perché abbiamo sia un push elettrico che lo fa sollevare e ha incastonato un oblò 40-60 già compreso di serie. La seconda novità invece è il restyling del motorhome, dove è stato rifatto sia tutto il frontale che anche tutta la parte interna di raccordo fra il cruscotto originale e la parte ovviamente del motorhome, che è stata fatta estremamente accattivante. La pianta di questo modello? Le piante, per quanto riguarda Sunlight, sono sempre piante estremamente tradizionali e le più comuni. La forza di Sunlight appunto è realizzare quello che la maggioranza delle persone vuole, quindi è la classica pianta 5,40 m per quanto riguarda il camper van, 6 metri e 6,40 m nelle piante più tradizionali. Ci spostiamo al padiglione 6, dove troviamo gli eleganti e splendidi Malibu presentati al Salone del Camper per il secondo anno consecutivo. Anche quest'anno per la seconda volta Malibu Rise Mobile è tornata in Italia e confermiamo i modelli che già avevamo presentato l'anno scorso, con naturalmente piccole migliorie e sempre più rifiniti. Malibu Rise Mobile è un'azienda che produce veicoli premium che possono soddisfare i desideri di tutti i clienti, con diverse piante, con un tipo di struttura altamente resistente al freddo, resistente a tutte le intemperie per il tipo di costruzione che hanno, silenziosissimi perché hanno un tipo di costruzione che permette di essere molto silenziosi, e poi sono anche dei bei veicoli molto giovanili che incontrano molto anche i desideri dei giovani, dei new entry in questo mercato, che sono sempre di più. Anche quest'anno abbiamo portato i nostri motorhome semi-integrali al Salone del Camper. Per quanto riguarda le piante non abbiamo nessuna modifica, sono sempre una conferma, il marchio assolutamente si è piazzato sulla sua giusta categoria. In questo caso, come novità, abbiamo una porta un pochettino più ampia, siamo passati dai 58 a 63 cm con una porta doppia chiusura XL. Nel particolare, un'ulteriore conferma è stata su una pianta compatta da solo 6,67 m su versione integrale. Il nostro 441 integrale in versione LE con LED gemelli ha un'ottima pianta, come vi dicevo, con bagno vario. Questo permette una lunghezza compatta di avere un mezzo assolutamente performante e comodo. Al padiglione 3 invece troviamo, presso lo stand Knaus, un'ampia offerta di caravan. Ci sono per tutti i gusti e di tutte le dimensioni. Lo abbiamo chiesto ad una vera esperta del settore, colei che è conosciuta come Lady Caravan. Diciamo che siamo un po' nel regno delle caravan. Chiaramente si parte sempre dalla piccolina, perché il cuore è sempre qui. Tantissima attenzione attira sempre la piccola Teb, che è un po' il gioiellino, la mini caravan che utilizzo personalmente, ma che ormai è conosciuta da tutti, insomma, la piccola Teb 320. Però Knaus, Weisberg e Tabber presentano una bella serie di caravan con piccole novità, con dei restyling, con delle grandi novità su alcuni, soprattutto sulla parte, diciamo, dell'elettronica. Il modello più curioso? Sicuramente il più curioso resta questo, quello che attira più l'attenzione. E la novità? Allora, la vera novità del settore, di Knaus soprattutto, è aver presentato una caravan completamente elettrica, che ha proprio eliminato completamente l'utilizzo del gas, soprattutto rivolto a chi utilizza la caravan da maggio a ottobre, quindi magari villeggiature al mare. L'ha dotata già di aria condizionata, che fa anche, diciamo, pompa di calore, quindi una piccola parte per riscaldare la primavera e l'autunno, ma una meravigliosa piastra a induzione e il frigo a compressore, quindi il massimo della potenza, e veramente sta riscuotendo molto successo. La caravan più grande? Le più grandi Knaus non ha portato veramente i suoi cavalli di battaglia, che sono caravan veramente addirittura le slide out, che
abbiamo visto magari nei saloni di Düsseldorf, perché in Italia giustamente le car troppo grandi non hanno molta richiesta, però abbiamo anche delle doppio asse molto importanti. Qua vengono presentate delle tabber veramente molto molto interessanti. E presso l'area Viaggi, Incontri e Racconti, Claudio D'Orazio, editore di Turismo Itinerante, ha presentato il nuovo sito Viaggiare l'Italia. Oggi sono molto orgoglioso che abbiamo presentato questa app, che dal 2007 ho questo pensiero e finalmente siamo riusciti a realizzarla. È per ora solamente un sito, non un'app, perché dall'inizio dell'anno sarà anche tramutata in app. Come si svolge il progetto? Il progetto, il nostro obiettivo è quello di realizzare un circuito preferenziale per i nostri tesserati con la Card Family Tour, per girare tutta l'Italia in sicurezza a prezzi giusti e moderati. Oggi la regione scelta al Salone del Camper dalla nostra inviata per Italian Camper, Silvia Basenghi, parliamo di Marche. Siamo sullo stand della regione Marche. Signor Piero, la sua regione è particolarmente affezionata ai camperisti, giusto? Sì, perché abbiamo iniziato parecchi anni fa a inseguire questa politica, per cui nelle Marche abbiamo tante di quelle aree di sosta sia lungo la costa che nell'interno, per cui un camperista che viene da noi massimo ogni 10 km trova un'area di sosta, e ogni 3 anni passiamo a controllarle se lo stato è ancora buono oppure in abbandono. Se in abbandono facciamo intervenire i sindaci per rimetterle a posto. E a un camperista che ama sia il mare sia la montagna, cosa consiglierebbe in particolare? Dunque, se a pochi giorni gli potrei consegnare la Riviera del Conero, perché ha delle spiagge molto belle e poi c'ha dei luoghi di interesse lì intorno, tipo Loreto, tipo Recanati, tipo Castelfidardo, dove c'è il Museo Nazionale della Fisarmonica. E la montagna, ci sono dei percorsi sia ciclistici che pedonali sul Monte Conero. Prima di salutarci voglio ricordarvi di non perdere tutti gli eventi presentati qui al Salone del Camper, da Cucinare in Camper, Show Cooking con gli chef dell'Unione Ristoranti del Buon Ricordo, lo spazio Bimbi per educare in natura, quello dedicato agli amici a quattro zampe e ancora gli interessanti video tutorial a scuola di camper trasmessi tutti i giorni presso l'Agora e lo spazio Viaggi, Incontri e Racconti, e tanto tanto altro ancora. E con questo era veramente tutto, noi ci fermiamo qui, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione del Camper Mag News.